Un'altra cerniera della gamma cubica a 5 fulcri è la K5080. Per la regolazione verticale, allentiamo queste viti di blocco su tutte le cerniere. Procediamo poi dalla cerniera superiore ruotando questo eccentrico. Ripetiamo su tutte le cerniere fino all'allineamento delle luci orizzontali. Serriamo tutte le viti di blocco. Per la regolazione orizzontale ruotiamo queste due viti, compiendo lo stesso numero di giri su entrambe prima di passare alla cerniera successiva. Ripetiamo l'operazione sulle altre cerniere fino all'allineamento delle luci verticali. Per la regolazione di profondità allentiamo queste viti di blocco su tutte le cerniere. Muoviamo manualmente il pannello fino al raggiungimento della posizione voluta. A questo punto serriamo tutte le viti di blocco. A regolazioni ultimate e con l'aiuto di un cacciavite installiamo le cover. Ecco la resa estetica di una regolazione ottimale. Tutte le regolazioni possono essere effettuate con la chiave brugola in dotazione. E ricordate, una perfetta regolazione è fondamentale per un efficiente funzionamento nel tempo.